io intanto vi ringrazio perché siete qui tutti tanti, numerosi. Qualcuno è anche un po' protagonista di quest'opera che oggi andiamo a presentare, però il vero protagonista è qua. Angelo Beretta, che anche quest'anno, l'anno scorso, se vi ricordate, insieme al calendario avevamo messo questo libro, che è stato, sono appunti che lui ha messo insieme nel periodo del lockdown, e poi il nostro mitico Giorgio Lichini l'ha aiutato a mettere insieme. Quest'anno invece ha avuto un'idea un po' diversa. Ha voluto ripercorrere, visto che aveva parlato del fondovalle, ha voluto ripercorrere un po' tutte le frazioni, gli antichi sentieri. Allora, vediamo un po' cosa ci racconta. Due o tre episodi di quelli un po' speciali, eh? Di adesso o del passato? Di quelli che sono sul libro. E non hai tanto di. Allora, vedo qui fra il pubblico due miei amici anziani, vedo Ferrando Piero e vedo Marghino, con i quali mi sono contattato ripetutamente per avere notizie sui toponimi del paese. Un anno fa chiesi alla signora sindaco qua presente se potevo fare un libretto che riguardasse tutti i toponimi di un tempo, perché mi sono reso conto che va tutto nel dimenticatoio, tutto, la gente, i giovani non sanno niente più. Il paese a quel tempo non esisteva, la parte piana era Torrente e Canefi, oggi la parte piana è una fabbrica continua di automezzi, di camion. Paese si è sviluppato in questo senso. Toponimi, cosa significa toponimo? Significa il nome del luogo, il nome del posto. Ad esempio, abbiamo qui alle spalle del comune, abbiamo Upaviano, toponimo, Upaviano, ecco. Andiamo avanti in Cugnè. Il toponimo del posto è Cugnè. E così via, andiamo dopo Pulea, andiamo in Liquea, andiamo in Serralunga, andiamo da Oschina, andiamo da Musica, andiamo in Ciaseia, sono tutti i toponimi del posto. Io potrei elencarvi tanti, vi porto ad esempio che all'inizio del paese, dopo Magneto, il primo toponimo che si incontra è all'inferno, all'inferno. All'inferno. Ecco. Perché sono nati questi toponimi? Noi non lo sappiamo. I toponimi provengono da secoli, non è roba dell'Ottocento, siamo del 600, 500. Allora, a quel tempo, la piana non esisteva, era tutto Torrente Canefi e c'erano nuvoli sparse di case, erano case in pietra, legno, paglia, perché i prodotti del posto davano questi generi, si poteva usare solo queste cose. Io voglio ricordare che la gente a quel tempo viveva in una condizione di miseria estrema, erano sopportati dalla fede, erano molto cattolici, quindi la fede non seguiva dalle viaggi. Erano case fatte di pietra, legno, paglia. La cucina, la stalla era una cosa unica, servizi igienici non ne parliamo. E si viveva nella speranza di un miglioramento che non poteva che esistere, no? Le strade non c'erano, erano ciottolanti. Muri, muri, asini sono stati, qui si presume che fosse così il mondo da loro.
questo libretto che poi spiegherà bene magari come è stato fatto, hai raccontato anche degli eventi particolari. Per esempio, ne abbiamo citato uno ieri sera, cioè quello, la storia delle fadette. Sì, c'è la storia delle fadette, chi era un pizzino. Dunque, facciamo un po' di una memoria. Siamo fadette, c'è il problema San Cipriano. Siamo nel 1400, San Cipriano era. Si estendeva da San Cipriano fino alla Foce del Crocevera, prendeva da Belvedere a Coronata, da Moridano, la diocesi aveva tutta questa circoscrizione territoriale. I visconti milanesi, che a quei tempi esigevano un contributo economico dalla diocesi, e nel 1413 chiesero un aumento tramite Opizzino d'Alsate. Opizzino d'Alsate trattò con i sancipriani, ma non ottenne risultati, i sancipriani non pagarono più. La pena per i sancipriani era la demolizione del parte del campanile e portare via le campane, una festa tremenda per quei tempi, no? E purtroppo i San Cipriani subirono quest'onta. 10 anni dopo, caduto il potere del Visconteo, Opizzino d'Alsate fu ucciso a Passasarte in piazza Fossatello. Il sindaco ne fa una foto di fatto della lapide che c'è in San Siro. E a quel tempo San Cipriano rifece le campanile e le campane. In quei tempi il popolo, come posso dire, non voglio offendere la religione, ma la religione imperava. Disponeva soprattutto la religione e non c'erano censimenti, non c'erano tutte queste procedure burocratiche di oggi. I censimenti, il mantenimento dello stato civile, degli sposi, delle morti, era tenuto dalla Chiesa con lo status animorum. Che cos'era lo status animorum? Era un inventario che facevano i preti quando andavano a benedire le case. Era una curiosità casalinga, che la persona non si accorgeva più, il clero imperava pesantemente sulla gente. La sepoltura dei morti, faccio una sintesi di quello, la sepoltura dei morti era nelle chiese. Di fronte a tanta miseria, le chiese erano benvenute, ciò significa che la popolazione del tempo era veramente devota al clero, perché le chiese erano benvenute, il popolo viveva poco bene, uso un'espressione elegante, uso. La sepoltura dei morti era nei pavimenti delle chiese. Poi arriverà la grande bufera Napoleone. E Napoleone capovolse tutti i principi morali. Fu una rivoluzione nella Chiesa, perché Napoleone aveva sopportato per quello che voleva, contestava il Papa Napoleone, era al massimo. E allora i morti non vennero più sepolti nelle chiese, vennero sepolti fuori, vennero istituiti i comuni, non stati embrionali,
passò via tutte le leggi clericali, opprimevano un po' la gente, un po' come adesso qualcosa del genere. Lì di Monastero, nel 1843 entra in funzione il sistema metrico decimale voluto da Carlo Alberto e fu propagandato dai pulpiti, dalle chiese, per istruire la popolazione su questo nuovo sistema di pesi e di misure. Adesso parlo di Cadibrocco su Avaneleggia. Salto di palla in frasca io, perché se no mi vado a parlare. Tante cose da dire, altrimenti qua. Avaneleggia, a Cadibrocco, l'avvocato Fusto, che divenne anche sindaco, ospitò nella sua casa un paio di aviatori americani che erano caduti con l'aereo in Valprevenna e ospitò anche gli ebrei. Si sperava che a Cadibrocco fosse una cosa fuori mano, perché si andava su col muro, a Pino non erano state carrozzabili a quei tempi. Ed è curioso il fatto di come comunicavano una parte dei gusto in una sera, gli altri in un'opera di notte. Si comunicava con la stesura della biancheria, cioè il colore della lenzuola, l'ora con cui venivano esposti e le dimensioni della lenzuola. Questi tre elementi avevano un significato per tutti questi. Era una comunicazione privata comunque. Cosa ti posso dire? Non esiste, a quei tempi del 700, 600 non esistevano strade, erano tutti ciotolati. Quindi lo sviluppo di quel tempo, di quelle case, di quelle abitazioni che erano baracche, erano pietre, legna. C'era una comunione di servizi in casa, di bestie, di cristiani, di mucche. Si poteva. C'erano poche strade, non c'era commercio, non c'era niente, quindi la gente viveva in situazioni di vero disagio. Poco a poco si creavano le strade. E si moriva in silenzio, nella speranza di una vita eterna che potesse migliorare il passato terreno. Quindi la religione ha sempre avuto un peso notevole sulla popolazione del tempo, cosa che adesso è molto smarrita, si è persa. Sono cambiati i tempi, sono mutate le usanze. La chiesa non è più frequentata come era a quei tempi. A quei tempi io ricordo che nella stagione, nella fine giorno di estate a giugno, c'era la messa prima e tu mi puoi aiutare. Si andava a messa alle 5 per poi procedere al taglio del fieno. Capite le fatiche di quella gente di quei tempi? Andavano a messa San Cipriano a piedi. Se andava qui alla chiesa di sopra, ci pace già, o da scimmie in bambini, mi confermi questo, no? Vedete com'era profondo il senso religioso, cosa che adesso non è più necessario. Io avrei concluso. Ah, però, voglio dire ancora una cosa. Nel calendario, ieri sera quando Ricchino ha parlato del calendario, io non l'avevo ancora visto, è stata compiuta un'opera di biologia universitaria. Non spoilerarlo, ora poi lo racconta. Non fare anticipazioni su questo calendario. No, io devo.
soltanto dire che è un'opera meravigliosa che ha fatto. Non gettate via il calendario, non gettatelo via, perché vi servirà sempre. Parla delle api. Se muoiono le api, moriamo noi dopo 3 anni. Questo c'è. Bravo Giorgio Licini. Bravo. Ho dovuto improvvisare un po' le cose. Che c'è tanto da dire, c'è tanto. Momento, io devo ringraziare momento tutti i collaboratori, circa 25, che ci hanno aiutato nel compilare tutta questa elencazione dei posti di questi toponimi. Il ricordo di tutti questi nomi del tempo, questi nomi in origine sono stati ben diversi, poi col passare degli anni, dei secoli, non hanno più un significato. Io ho finito. Bene. Passo. Grazie, ringrazio per questo. Un po' confusionato. No, va bene. Ringrazio perché ha avuto quest'idea e soprattutto l'ha fatta stampare. E quindi ci ha fatto un regalo perché questo regalo è un po' parte della nostra memoria, no? Della nostra tradizione, perché io dico sempre che mio figlio è nato qui ma non aveva un nonno che gli diceva dov'è la Cegav, Sciumi o il Vaticano o in banchi, e quindi anche se lui non è foresto come me, perché di Serra Ricò non le saprà mai queste cose, quindi è proprio importante che ci sia qualche documento che attesta questa memoria e queste tradizioni. Quindi io ringrazio tanto Angelo, perché anche quest'anno ci ha fatto un grande dono, ma soprattutto ringrazio Giorgio Ricchini, che è il mio uomo cultura, super cultura, è veramente tanta roba, e lui è timido, non è amante dei complimenti, però io non posso fare a meno di dirlo, perché veramente voi non potete immaginare quanto lavoro c'è dietro a questo libretto, ma soprattutto dietro a queste cartine che sono state fatte. Un anno che lavorano qui insieme a un cartografo che ora oggi non c'è, che pubblicherà però questo lavoro su una rivista di geografia importante, e soprattutto lui ha fatto il coordinatore, anche se è vero, perché io l'ho visto, erano tutti concentrati sul pezzo. Ha riunito tutti un po' gli uomini chiave delle varie frazioni per avere le informazioni che sono state riportate su questo libro, confortate dagli archivi della Chiesa. Quindi io adesso vorrei ringraziare tutti i volontari, abbiamo qua Ferrando, ma ne vedo tanti che hanno lavorato, poi li elenca lui, perché poi anche lui c'ha il suo piano preciso, non è che posso scombinarglielo. Insomma, però oggi io mi sento di ringraziare, tanto siamo in diretta, qualcuno lo sentirà, tutti i volontari del Comune di Serra Ricò, perché stanno facendo un grandissimo lavoro, hanno preparato una festa, non è merito né demerito di nessuno, perché ogni associazione ha fatto un pezzetto e insieme hanno composto un bel puzzle, le croci insieme, la protezione civile, che ora io ne ho portato via uno, ma erano insieme, hanno fatto dimostrazioni, insomma un po' una festa di Natale, e questo è un po' il momento momento clou dove noi presentiamo queste due opere. Adesso lascio parlare il mio uomo di cultura, il mio mone di cultura, e mi taccio e vi ringrazio tutti, ma soprattutto ringrazio lui. Allora, grazie. Mi dicono che sono anche maleducato, che non accetto
i ringraziamenti, quindi io li accetto per carità, ma non ne voglio troppi. Allora, a parte gli scherzi, dunque, cominciamo dai collaboratori, perché questa impresa nella quale ci siamo messi qui per quest'anno ha visto la partecipazione di tante persone. E prima di elencarli tutti vorrei, però, anche se oggi è un bel giorno di festa, c'è tanta partecipazione, tanta bella atmosfera, vorrei ricordare uno di questi collaboratori che ci ha lasciati improvvisamente pochissimo tempo fa, ed è Luigi Brigati di Valerese. Voi vedrete a pagina 7 di questo, del libro, dove Angelo racconta tutte queste storie, c'è proprio la strada che conduce da casa sua al paese di Valereggia. L'abbiamo messa perché quello che Angelo Beretta ha scritto è un cammino attraverso le nostre contrade, e abbiamo detto all'ombra dei campanili perché tante notizie, la maggior parte delle notizie, delle storie, dei racconti che sono qui, sono stati tratti appunto dagli archivi parrocchiali e da tutta la documentazione che negli anni le persone come Luigi Brigati hanno raccolto, nel caso specifico di Valereggia, nel Gazzettino de Vouillet. Lui è sempre stato un collaboratore preciso, attento, generosissimo e puntuale. E credo che non solo Valereggia ne sentirà la mancanza, ma la sentiremo un po' tutti. Quindi mi premeva ricordarlo e ringraziarlo. Detto questo, si diceva, per ogni frazione le persone che abbiamo interpellato sono state preziosissime. Io le elenco un attimo: sono per Orero, Torre Giuseppina, Torre Marco e Torre Paolo. Qui si fa tutto in famiglia. E di Torre Marco abbiamo anche utilizzato il libro che aveva scritto Orero Racconta, perché da lì abbiamo tratto informazioni. Per San Cipriano, Balestriero Alessandro, Carlini Bertin, che a momenti è un centenario, anche lui ci ha dato preziosissime informazioni, De Negri Vittorio, Fava Irene, Ferrando Piero e Tassistro Angelo. Per Castagna Mainetto, Berretta Angelo e Cassista Domenico. Per Serra, Balestriero Mario, Ghiglino Osvaldo, Magnanico Fiorenzo, Noli Giulietta e Porcile Luigi. Per Pedemonte, Ferrando Giampiero, Ghiglino Mario, Parodi Alessandro, Pedemonte Pietro e Poggi Agostino. Per Valereggia, Luigi Brigati, Delle Piane Daniele, Marcenaro Sergio, Parodi Lorenzo, Pertica Sergio. E poi abbiamo per la gestione comunicazioni e documenti le nostre due collaboratrici, che sono Maura Testa e Claudia Revelli, che ci hanno aiutato per il coordinamento di tutto questo lavoro che è stato fatto. Per quanto riguarda i toponimi, allegato appunto al calendario, ci sono tre fogli stampati fronte e retro, nei quali sono elencati tutti, o quasi tutti, o almeno quelli che siamo riusciti a individuare, toponimi trascritti in lingua, in dialetto genovese. Ci potrà essere qualche discrepanza, qualche imprecisione, ma è inevitabile in un lavoro di questo genere. E soprattutto a margine delle cartine c'è la spiegazione, il significato del toponimo. E questo significato non è stato così messo così a casaccio, ma ci siamo serviti in questo lavoro degli studi che a questo proposito aveva fatto la professoressa, adesso non mi ricordo il nome, ma comunque poi ve lo dico, ed era stato già, per fortuna, questo lavoro sintetizzato in un libro che avevamo stampato come comune alcuni anni fa e che era intitolato Una corriera per Pedemonte di Bevegni Guido e Corrado Bozzano, dove appunto questi toponimi erano già stati elencati e per ognuno c'era stata la spiegazione del significato. La professoressa è la professoressa Petracco Siccardi, quindi c'è anche un tentativo abbastanza parascientifico, ecco, nell'elencare la spiegazione di questi toponimi. Nella copertina abbiamo messo una cartografia di Matteo Vinzoni. Matteo Vinzoni era un eminente cartografo del 1700, molto preciso, è un pioniere per quei tempi, e c'è la cartina di
della Valle del Secca, che parte da Maineto e termina a Pedemonte, e poi c'è anche una foto che ritrae Villa Negrotto come era a quei tempi. A quei tempi la proprietà era sempre la stessa, si chiamava Lazzaro Maria Cambiaso. Insieme al Matteo Vizzoni abbiamo anche citato Agostino Giustiniani, che nei suoi annali, Agostino Giustiniani ancora prima del 1500, è la stessa persona che ha salvato dalla distruzione la nostra tavola bronzea, perché essendo uno studioso, anche lui eminente studioso, si accorse dell'importanza di questo pezzo di rame, di piombo, di metallo che giaceva nella bottega di un rigattiere, la salvò dalla distruzione, la tradusse, la fece pubblicare e la fece acquistare dalla Repubblica di Genova. Quindi questo così come cenno storico. Per il resto non c'è altro che da guardare le illustrazioni che ci sono in queste cartine e magari farci presente qualche dimenticanza o qualche puntualizzazione che saranno inevitabili e comunque necessarie. Quindi ringraziamo comunque tutti quelli che ci hanno dato una mano in questo lavoro. Per quanto riguarda il racconto che ha scritto Berretta in questo libro, si tratta di un racconto che parte da San Cipriano, riguarda le frazioni di collina, perché l'anno scorso questo libro trattava il fondovalle, invece appunto finendo questo libro dell'anno scorso Berretta diceva non ho scritto delle frazioni alte, ma l'ha fatto quest'anno, quindi ha colmato la lacuna. Parte da San Cipriano, sale verso Serra, attraversa Valle Reggia e poi Orero, e da Orero si scende attraverso la Valle del Ciae fino a Pedemonte. Dal 1789, poi da lì le varie case comunali si sono trasferite a Pedemonte. A Pedemonte hanno avuto due spostamenti finché poi si sono fermati qui dove siamo oggi. Poi abbiamo un po' di informazioni appunto sulla vita di quei tempi. Recentemente si sono festeggiati quest'anno i 150 anni della Fratellanza di Pontedecima, non mi sembri un salto così senza senso questa citazione, ma a chi si rivolgevano le persone che avevano bisogno di un aiuto per la sopravvivenza? Quando non c'erano ancora le società di mutuo soccorso, si rivolgevano alle confraternite, si rivolgevano alle parrocchie, che erano comunque il centro, il verno intorno al quale ruotava la vita delle persone. Berretta diceva prima, la religione impregnava tutto, certo, volenti o nolenti. E qui abbiamo un ritratto della vita di allora, ed era una vita molto, molto dura, molto faticosa, e naturalmente siccome si viveva di agricoltura si era soggetti all'andamento delle situazioni meteorologiche, per cui carestie e siccità erano all'ordine del giorno, e quando succedeva bisognava far fronte con la carità, insomma, con la sussistenza di chi aveva più mezzi e li metteva a disposizione. E per questo appunto le confraternite erano, diciamo, quello che poi sono diventate, per quanto riguarda le associazioni di carattere laico, le società di mutuo soccorso, che poi hanno visto la luce alla fine del secolo del 1800, sostanzialmente. Si parla dei pagi, qui abbiamo, c'è la fotografia del pagio di Torbi, che l'abbiamo messa perché è un po' una costruzione molto particolare, ed è l'unica forse che è rimasta a testimoniare un passato che è stato, insomma, abbastanza caratteristico da questo punto di vista. Citava già prima Berretta appunto la vicenda dei nostri ebrei a Cadibrocco, a Valle Reggia, eccetera. Si parla anche di storie che rasentano un po' la fantasia, il racconto, quali la presenza di streghe, i sistemi che si usavano per scacciare il malocchio, la perla e quant'altro.
Poi risaliamo ad Orero, parliamo dei Marchesi Spinola, si parla della breccia di Porta Pia nel 1870, cioè la fine del potere temporale dei papi, che comunque anche nella nostra città hanno avuto un riflesso, e qui ci sono dei racconti che appunto lo ricordano, finché poi arriviamo a terminare questo racconto scendendo a Pedemonte con un pensiero a Don Vigo, che è stato tanti anni parroco di Pedemonte e si è citato, in questo caso Angelo ha citato l'asilo come una sua realizzazione con l'aiuto di tutti i parrocchiani, e più precisamente lui aveva detto, quando era stato inaugurato questo asilo, rivolgendosi all'allora cardinale Siri, nella sua schiettezza e col suo modo di fare molto semplice, aveva detto: Eminenza, questo asilo è stato fatto con le parole dei ricchi e con i soldi dei poveri. E forse purtroppo era vero, ma in questo non è solo a Pedemonte che succedono queste cose, tutto il mondo è paese, perché vedrete che a pagina 32 di questo libretto abbiamo messo una fotografia di una chiesa, di un campanile per la verità, di Bellano, che è una cittadina sul lago di Como, e su questo campanile c'è una lapide in latino che dice Pietas statuit elemosina erexit, ovvero la devozione ha stabilito di costruire questo campanile, però è l'elemosina che l'ha costruito, quindi siamo in buona compagnia. E poi l'ultimo ricordo che fa Angelo in questo libro è la memoria di un parroco antifascista, Don Agostino De Barbieri, che appunto fu parroco a Pedemonte prima di Don Vigo, e quindi poi ci sono i saluti e le conclusioni. Quindi un libretto tutto da leggere, perché è molto interessante e anche curioso da un certo punto di vista. Chiudo con il calendario finalmente. Qui vicino a me ho il protagonista di questo calendario, perché come ha già detto Angelo, il lunaio del 2023 tratta il tema delle api e dell'apicoltura in generale, e quindi ci sono un po' di dati che riguardano l'importanza dell'apicoltura nel mondo, in Italia, a Serra di Cocco, anche i dati che riguardano questa attività. E naturalmente abbiamo preso spunto dall'unico apicoltore professionista che abbiamo nel nostro comune. E quindi è un vanto per la nostra comunità, perché oltre ad essere un gran lavoratore, insieme al suo papà che è qui presente e ad altri, ha scelto un lavoro che è utile anche alla società, è utile alla sopravvivenza del pianeta, quindi doppiamente encomiabile. Poi naturalmente non vi sto a elencare tutto quello che si dovrebbe elencare, perché ci siamo sforzati di spiegare come vivono le api, come si fa il miele e tutto il mondo che ruota intorno alle api. In ogni pagina di questo calendario troverete anche dei francobolli dedicati alle api da tutto il mondo, e che provengono dalla collezione di Luigi Semino, che è stato anche lui un apicoltore amatoriale, e oltre che collezionista di cartoline storiche e di francobolli. In questo caso li abbiamo messi per ricordarlo, perché è stato un valido e anche lui disinteressato e puntuale collaboratore del nostro comune per tutti gli eventi culturali che ci sono stati negli anni. E quindi, sfogliando il calendario, appunto avrete modo di capire, o perlomeno siamo sforzati di far capire come nasce il miele, come vivono le api e come devono essere trattate. Ci sono poi alcuni apicoltori amatoriali che sono presenti nel nostro comune, ci è sembrato giusto citarli, esporre i loro allevamenti. Abbiamo poi messo nell'inserto centrale, abbiamo cercato di spiegare brevemente, per lo spazio che avevamo a disposizione, le api nella storia, nella letteratura, nella poesia e nell'araldica civica. Ricordiamo che ad esempio i comuni di Ceranesi e di
mele hanno il favo di miele e le api nel loro stemma, perché tutti e due i nomi dei comuni si riferiscono uno al miele e l'altro alla cera. E poi ha le api nell'araldica, Napoleone, i barberini a Roma, eccetera, eccetera, che hanno usato le api nei loro stemmi a più non posso. Infine abbiamo messo nell'inserto finale un invito a consumare il miele e ad avvicinarsi al mondo delle api, sfruttando la possibilità che ci è data da un libro che la Erga, che è la stessa casa editrice che ci stampa il calendario, un libro che si chiama One, quindi miele, che tratta del miele. Qui abbiamo Valentina, Valentina Bove, che è una delle tre autrici di questo libro. Com'è? Salutavo. E quindi in conclusione noi invitiamo i bambini, i ragazzi, ma non solo loro, a entrare in questo libro con gli strumenti che ci sono oggigiorno, ci sono queste app gratuite che permettono di entrare nei meccanismi e di quindi partecipare un po', fare vivere questi libri, e che sono utilissimi da essere utilizzati anche nelle scuole, e può darsi che il Comune di Serravicò, in uno dei suoi tanti progetti che ha per le scuole, possa utilizzare anche questo strumento. E in ultimo, nel mese di dicembre, vogliamo ricordare insieme a Cereseto la sua dolce metà, la Marta Vigo, che alleva, non so se solo pecore, ma se solo capre o anche pecore, ecco solo capre, allora ho detto giusto. E quindi noi abbiamo intitolato questo mese Miele e formaggio, un felice connubio non solo a tavola, perché voi sapete che il miele si accompagna molto bene al formaggio. E quindi in questo caso siamo contenti di averli ritratti insieme, e crediamo che questo sia un bel esempio da ricordare, così doverosamente ricordare. E quindi poi l'ultima pagina c'è una bella poesia di Martin Biagio che parla della cicala, del grillo e dell'ape, e sapete che Martin Biagio sugli animali ha scritto molte poesie, e anche questa è un ritratto simpatico dei costumi degli animali, che chiaramente si hanno sempre un senso rivolto alla vita degli uomini. Grazie. Vedo nel pubblico Marco Monteverde, che è stato anche lui amministratore di questo comune. A pagina 4 di questo libretto voi vedrete che c'è un estratto di una delibera del comune di Serravicò, che è del 30 luglio 1873. Angelo, quando a questo proposito, narra dell'alveo del Secca. Ora, e questa delibera descrive com'era l'alveo del Secca, non era naturalmente occupato da tutti gli edifici industriali o comunque artigianali che ci sono oggi, ma era molto molto largo. E questa delibera narra di una vendita da parte del comune di Serravicò di un tratto di terreno arenile del Secca all'abate Campanella e alla di lui sorella Margherita, allora questo era abate del Carmine, ed era proprietario della casa di Costalunga, che è la casa dove abita il Monteverde, casa nella quale, villa, terreno nel quale il qui presente Marco Monteverde anni fa ha impiantato una bella vigna, e che produce anche del buon vino. Questo lo volevo ricordare per agganciarmi a che cosa? Al fatto che il calendario di un altro anno tratterà
della viticoltura, delle vigne e delle antiche osterie che avevamo nei nostri paesi. E per antiche osterie mi riferisco anche a quelle case che non erano propriamente osterie col bancone eccetera, ma laddove c'era una damigiana di vino si poteva dire che era un'osteria, quindi le persone si fermavano, facevano quattro discorsi, due bicchieri di vino e avanti così. Questo perché avrete anche notato che nella citata Piana Negrotto il proprietario ha impiantato anche lì una bella vigna. Qualche maligno dice: ma perché ci sono i contributi CE, d'accordo, oggi ci sono i contributi CE, bene per chi li può usare, tanta lode e tanto di cappello invece a chi l'ha intrapresa questa attività quando questi contributi magari non c'erano, quindi è ancora prima di loro i nostri vecchi contadini che, come si dice in genovese, hanno zembato a derfonduare, come si diceva in genovese, a cufesà le vigne e quant'altro, no? Ma comunque ogni tempo ha le sue caratteristiche. Partendo da questi piccoli segnali di ripresa, vogliamo impegnarci a realizzare questo calendario che racconti di questo argomento. Bene, perché come dicevo è instancabile e non abbiamo detto una cosa importante, che il nostro calendario è diventato maggiorenne. Questa è la 18ª edizione, sono 18 anni che il comune regala a tutte le famiglie questa chicca, questo gioiellino che ogni anno tratta di un argomento diverso e sempre molto approfonditamente, perché come avete sentito c'è tutto uno studio dietro. Non ha ancora finito di studiare, che ha già preso a studiare per l'anno prossimo, io gliene sono molto grata e quindi io vi ringrazio tutti per essere venuti qua, per l'aiuto che ci avete dato, e vi aspetto l'anno prossimo perché parleremo di vino e di uva, quindi insomma argomenti. Sì, se ce lo portano. Comunque è uscita una misura per rifare tutti i recinti, è uscita una misura del PSR 4.4 per le recinzioni. Ma c'è il nostro Umberto che ha una soluzione. Vediamo. Va bene, io vi ringrazio tutti davvero, vi invito a venire in Piazza Santo Poggi perché tra un po' arriverà la marcia dei Babbi Natali, dei bambini con la slitta e dopo ci sarà l'accensione dell'albero e ancora dopo il coro gospel alla parrocchia di San Rocco al Santuario. Quindi tanti auguri, buon Natale a tutti, grazie.